Che non esiste il lavoro se questo non è sano e sicuro. Garantire i lavoratori e migliorare le loro condizioni, la prevenzione, la salute e la sicurezza. CGIL e CISL e UIL hanno tenuto un presidio davanti al municipio di Via Palazzo a Mestre, in contemporanea ad altre assemblee collegate in videoconferenza per dire basta alle morti sul lavoro. Oggi inizia un lungo percorso di mobilitazione di assemblee per chiedere a tutte le forze politiche e alle istituzioni un nuovo patto per la salute e sicurezza, perché non si può non tornare a casa dai luoghi di lavoro, perché difendere la salute nel lavoro è la cosa fondamentale. I sindacati sottolineano che a Venezia le denunce per infortunio hanno avuto un aumento esponenziale. A marzo 2020 erano 357 e a marzo 2021 769. Se nella somma trimestrale gennaio-marzo dell'anno scorso le denunce di infortunio erano state 2.174, continuano i sindacati, nello stesso periodo del 2021 il numero è salito a 2.447. Nel primo trimestre 2021 a Venezia ci sono stati due incidenti mortali. Serve investire in formazione, formazione del personale, formazione dei datori di lavoro. Servono assunzioni, assunzioni dei tecnici della prevenzione, assunzioni negli ispettorati del lavoro. Serve rafforzare gli organici per permettere puntuali controlli. Serve istituire una patente a punti che premi le imprese che rispettano la normativa e che non cedono ai subappalti e che mettono la salute e sicurezza al centro delle loro scelte, non come un costo da ridurre per vincere gli appalti. L'aumento dell'età pensionabile rende sempre più a rischio le condizioni di lavoro di chi non è più in grado di sostenere ritmi negli ambienti faticosi, con la conseguenza che aumenta il rischio all'esposizione ad infortuni. Anche per questo la richiesta è di un'azione di vigilanza e di ispezione più capillare, perché non ci siano solo controlli e verifiche, ma miglioramenti dei processi produttivi e promozione della salute nella comunità lavorativa.